Allora, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non... Per quanti metri? Arriva una macchina. Ecco. Una macchina. Bene fans, siamo arrivati al bivio del piccolo San Bernardo. Avevamo una mezza idea di fare un altro pezzo di strada per andare a vedere un lago, però sono già le 5 e orca miseria se è brutto di là. Mamma mia, no, speriamo di non prenderla. Avevamo messo nel navigatore il lago per vedere quanto tempo ci volesse e dava 45 minuti, quindi 45 andare, le foto, 45 tornare. Saremmo arrivati qua che erano già le 7 passate e veniva veramente tardi. Poi altre 3 ore per arrivare a Quincinetto, cioè praticamente arrivavamo a Quincinetto le 10 e mezza, quindi anche no. E niente, adesso quindi iniziamo la salita del piccolo San Bernardo che ci riporterà in Italia e speriamo di non prendere la pioggia. Sì, che non mi sembra molto... Comunque di là sì, è molto brutto. Chi sta facendo l'Isaran adesso? Non lo so, Il piccolo San Bernardo dal lato francese non l'abbiamo mai fatto, oltretutto. No. L'abbiamo fatto solo una volta l'anno scorso dal lato italiano. Siamo arrivati in cima, abbiamo oltrepassato il confine di qualche centinaio di metri. Abbiamo guardato giù, ci sembrava non fosse niente di che come visuale, insomma. E siamo tornati indietro, anche perché anche lì erano le 7:30. Flashback. Ah, guarda, che fico! Sarà San Bernardo. Sì. Beh, siamo entrati anche in Francia, direi che possiamo tornare in Italia. Cioè, oggi abbiamo fatto Svizzera, Francia, Italia. Fico, fico! Fermati lì sul tornante che voglio guardare giù. No, non c'è niente di merda, una merda. Niente di che. Ah, vabbè, però è la Francia. Vai! Andiamo a fare la foto vicino ai cani. No, anche il cartello. E questo sarà sì San Bernardo, End of flashback. Poi abbiamo fatto tutta autostrada, siamo arrivati a casa alle 10:30, mi pare. Che era la sera che c'erano i tizi che litigavano fuori di casa. La sera del cornuto, anzi della cornuta. Solo che col cavolo che mi rifregano a fare l'autostrada, 33 euro. Madonna, no, no. L'anno scorso, quest'anno è aumentata a 44. Sì, ma da 33 a 44 è un furto. Aspetta, aspetta, 33 l'anno scorso dal Monte Bianco, ovvero da qua. Quest'anno abbiamo guardato da Aosta, una volta che eravamo lì a fare l'aperitivo in macchina, dava 44, quindi meno strada, 11 euro in più. Perciò vuol dire che da qui, da 33 sarà diventata 50. Non male. Quindi anche no, grazie, facciamo la statale fino a Quincinetto, così entriamo in Piemonte e poi paghiamo molto di meno. Ti ricordo che la 360 è accesa, quindi... E quindi... Te la butto lì! Quindi interno, esterno, interno! Cos'è, merda spiaccicata più volte? No, ho fatto le strisce, come sulle macchine da corsa. Ah. Così sembra che vai più veloce. Oh, un po' di sole. Comunque quest'anno non l'abbiamo detto, lo ricordiamo anche se questa sarà l'ultima parte del video. Per andare in Francia servono guanti omologati, kit di pronto soccorso e i giubbottini catarinfrangenti. Questa è la teoria, la pratica non abbiamo visto neanche un posto di blocco, né tantomeno una pattuglia neanche che fosse in giro a farsi gli affari propri. Esatto. Porca miseria, sei nero. Mi ricorda il rientro in Italia l'anno scorso dal Colle della Lombarda a scappare dal temporale. Flashback. Comunque qua il maltempo, in realtà noi stiamo salendo in quota ma ci stiamo allontanando poco e quello continua a venire verso di qua, quindi bisogna darsi una mossa a scendere. Ti lascio l'azzurro. Infatti, in modo tale da ritrovare il cielo azzurro, magari un po' di sole, così ci scaldiamo. End of flashback. Non pensiamoci. Beh dai, perlomeno abbiamo i copri zaini impermeabili. Vabbè, gli zaini li salviamo, in compenso noi ci bagniamo fino alle mutande, ma vabbè. Esatto.
Perché se guardi di là la situazione non è drammatica. È quando fai il tornante verso destra che guardi dall'altra parte che è brutta. Beh, comunque a livello di asfalto c'è qualche rattoppamento, però dai, è fatto abbastanza bene. Si saltella un po', ma neanche tanto. Luna Colombo è caduta preda del mutismo selettivo. No, beh, non è vero. Luna Colombo interna! Ah, guarda giù la valle, che figata! Si vedeva tutto. Sì. ma perché mi... A stare tanto tempo così, mica mi fa male le ginocchia, perché poi ci sono le cuciture qua che mi stringono. A me è successo solo una volta che ti ricordi che ti avevo detto mi faceva male? Non so per quale motivo, se no, no, mi tirano solo le balle. No, a me tira le ginocchia. E beh, le balle non ce le hai. E meno male, sono sempre stato un problema. Eh sì, infatti. Bei discorsi. Che schifo. Poi tornante. Sì, ma perché sono i discorsi della vita. Sì, facciamoli in autostrada però i discorsi della vita. Allora, questo Petit San Bernard è ripetibile per l'asfalto. Sì, l'asfalto pecca molto, Non che sia tanto peggio dell'Israne, No, beh, ok. Beh, non è ai livelli della Sayonara là. Sayong. Sampere. Samprie. Non lo so quello lì, insomma. Samperie. Pescatore con le orecchie a sventola. Comunque, hai notato che hanno tutti, quasi tutti, la visiera trasparente? Ci sono pochi che hanno la visiera a specchio. Ma che so, perché costa di più? Vabbè, quella KTM mi sembra 45. Beh sì, la tua 60. Vabbè, ho capito, ma io col sole in faccia non riesco mica a guidare. E uno dice, metti gli occhiali da sole sotto. Ma a volte ho gli occhiali da vista e non è che posso mettere due paia di occhiali. Ma no, ma un po' sono scomodi perché ci sono le asticelle che... Cioè, Ma perché le asticelle degli occhiali da sole sono più grandi delle asticelle degli occhiali da vista. Quindi quelli da vista sono scomodi, ma vabbè, fattibile. Quelli da sole danno veramente fastidio. Guarda, mi sa che c'è un cavallo dentro lì. Ah sì? Ma scusami, non va a sbattere quando fa le curve? Cavallino! Guarda qua, che bello. Eh sì, infatti traballa un po', Ma poi, come fa a non cadere, boh? Vabbè, ha quattro zampe. E vabbè, cosa c'entra? Tiene meglio l'equilibrio di te che nei due. Hai mai visto un cane in metro che cade quando la metro parte? Vabbè, magari... No, vabbè, cadere no, però magari si sposta un pochino. E beh, anche il cavallo si sposta, non hai visto che continua a muoversi? Sì. Questo slalomeggiare... Guarda che bello. Guarda qua che serie di curve. Beh, qua l'asfalto è migliorato. Sì. Non so perché salendo migliora. Vabbè. Comunque è migliorato. Rettilineo? Il rettilineo, ma sei indietro 200 metri. No, sono qua. Sei tipo... Te hai un po' tipo la visione dell'ora, come... Hai la visione dei metri, tipo l'ora... La visione che ha mia mamma dell'ora. E sono... Se sono le 10:30 ti dice che sono le 11 di andare a letto. Ed è uguale a quei metri. Comunque appena ci sono due curve ti perdo, Incredibile, incredibile. Pensa se prenderò una moto con più cavalli. Ciao. Cioè, pur rispettando io comunque i limiti, cioè, se arrivo al limite in un secondo, ti perdo. Per sempre. Many months later. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia.
E sai chi mi ha detto? Ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. Meanwhile. Knaus. Vedo la curva. Allora, non c'è nessuno. Per quanti metri? Arriva una macchina. Ecco. Una macchina. Dopo quella? Dopo quella niente. Ho la visuale anche più avanti, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Arrivo. Ciao fans, siamo sul colle del piccolo San Bernardo. Sono circa le 6:20 di sera. Questo è l'ultimo posto della giornata. Ci sono la bellezza di 11,6 gradi e c'è anche vento.